Allora, ragazzi, adesso noi facciamo una bella cosa. Adesso iniziamo un nuovo gioco. Che cos'è questo nuovo gioco? Un po' di contesto perché è un gioco del 1995, che è uscito per il Super Famicom appunto in quell'anno. Ai tempi, si decise di fare qualcosa di incredibile, quindi unire i team, le persone più forti all'interno di Square e di Enix. E di creare un gioco realizzato dai più grandi, appunto. Quindi furono chiamate varie persone. Ok? Yuji Horii, l'inventore di Dragon Quest, che in Giappone incassava come la Madonna ed era apprezzato praticamente da tutti. Poi abbiamo Hironobu Sakaguchi, che è il creatore della serie di Final Fantasy. Final Fantasy dei tempi d'oro, ovviamente. E Toriyama, che aveva già lavorato a Dragon Quest per il design dei mostri e dei personaggi, che qui tornava a fare il design dei mostri e dei personaggi. Poi c'è Aoki a produrre il gioco, Kato a scrivere la trama e Mitsuda a realizzare la maggior parte delle musiche. Musiche poi finite da Uematsu. Uematsu, che è il compositore di Final Fantasy. Cosa poteva succedere con un team di questo tipo? Beh, poteva uscire Chrono Trigger, probabilmente uno dei migliori giochi di sempre e sicuramente uno dei tre JRPG più belli di tutti i tempi. Oggi lo inizierò insieme a voi. Mi andava di giocare un JRPG, mi andava di giocare un RPG a turni fissi e così ho optato per Chrono Trigger, di cui mi ricordo pochissimo perché giocai la versione emulatore quando ero un pischelletto, avevo 13-14 anni. Adesso ne ho 33 e sinceramente non mi ricordo molto. Quindi una sorta di anima della riscoperta. Pronti? Eccolo il pendolo! Bello de... Crono, certo, è il suo nome. No, oh, no, io non glielo do il mio. Sì. Che belle queste mappe, mamma mia, ragazzi. Grazie Street Dandy, grazie Alex Lame, grazie Lorenz, Inferno, Lucian, Ale, Luxa, Venom, Sinioso, Sixo, Elia, Legendario, Pandoro, Mixer, Scappolina, Giustera, Tavar, Luca, Cap e Pop Ducati. Crono. Crono. Crono, stai ancora dormendo? Madre, svegliati, pigrone, è ora di alzarsi. Vabbè, come Dragon Quest 3 praticamente. Ah, il suono della campana di Lin è così piacevole. Lini, credo. Madre, ma perché continuo a leggere il nome? Immagino che tu fossi talmente su di giri all'idea di partecipare alla fiera millenaria da non riuscire a dormire ieri sera, eh? Beh, oggi voglio che ti comporti bene, quindi tieni a bada il tuo entusiasmo se non vuoi cacciarti nei guai. Andiamo, fuori dal letto. Che il passo era così veloce. Ma che, dai, ma abbiate pazienza. Pia, dai, se no poi dico sempre le stesse cose. Cioè, puoi aprire e chiudere la finestra e cambia tutta la luce nella stanza. Oh, finalmente a proposito, oggi ti vedi con Cielo. Com'è che si chiamava? Sai, con la tua amica inventrice. Luca, ah sì, è Luca si chiamava, è vero. Mi faceva ridere anche da ragazzino. Sì, Luca, Luca. Esatto, Luca. Se non sbaglio, devi incontrarti con lei alla fiera per vedere la sua ultima invenzione, vero? Beh, cosa aspetti? Vai pure, ma torna prima di scena. Ma oh, quasi dimenticavo. Ecco la tua paghetta, tesoro. Divertiti alla fiera. Ai gui. Dai, andiamo. Gigante rispetto alla map. Piazza Limi. Ciao. I corridori, scusate, sono impegnati nella gara e dubito ti risponderanno se proverai a parlargli. Rivolgiti verso la campana e premi il pulsante per confermare. Valuta attentamente la distanza e poi premi di nuovo A.
fa prendere il tempo. Questo regno ha passato i brutti momenti, come la guerra contro il signore dei malvagi 400 anni fa. Dovresti ringraziare il cielo per questo periodo di pace. Vabbè. Musica è bellissima ancora oggi, comunque. Io parlo con tutti, questi giochi, ragazzi. Sempre. Oggi si festeggia il 1000° anniversario della fondazione del regno. Voi giovani pensate a divertirvi. Belli. L'unico vecchio che spinge a divertirsi e non romper cazzo. Quello è G.I. Jogger, giusto? Sarà lui a vincere. G.I. Jogger. Signore e signori, venite a visitare la tenda degli orrori. Usate qui i punti argento per mettere alla prova il vostro coraggio. Fammi contare quanti... No, ho 0 punti argento. Questo è l'unico posto dove puoi usarli. Devo trovare punti argento. Melchior, il fabbro a vostro servizio. Posso mostrarvi una delle mie ottime armi? Do un'occhiata. Posso comprarla, la lama? Prendiamola. Vivo nel continente est. Venitemi a trovare se avete bisogno di me. Lo ritroveremo, questo personaggio. Equipaggiamento, equipaggiamola subito. Ma guarda che fighi, ragazzi, disegnatori di diamo in pixel art. Troppo bello. Questa è Piazza Lini. Secondo la leggenda, chi sente i rintocchi la campana di Lini vivrà per sempre felice e contento. Oggi si festeggia... Ok, questo l'ho già interpellato. Ho sentito che Luca e suo padre hanno costruito un altro dei loro strani marchi ingegni. Spero solo non esplode in mille pezzi, come è successo l'ultima volta. Molto slampearale, questa cosa. Ma i punti argento magari li prendo qua? Voglio provare. Eccolo! Ottimo, aggiungerò un punto argento alla tua carta. Hai visto? Signore e signori, venite a visitare la tenda degli orrori. Ok. Benvenuti a tenda degli orrori di Nordstein. Beckler, il vostro incubo sta per cominciare. Quanti punti argento vuoi usare? Ma cos'è sta roba? Minchia, ma... Ragazzi, lo sto masterando. Gli sto fottendo tutti i punti argento. Vabbè, basta. Prima ho puppati un po', Ai! Ragazza, che male. Ragazza, chi è? Ragazza chi? Oh, mi dispiace tanto, stai bene? Ragazza... Ma perché continua a leggere i nomi? Perché negli altri giochi non mi capita? Che strano. Oh, il mio ciondolo. Ah, questa è quella che... Ah, eccolo qua. È qui il ciondolo, è qui. Questa è ciecata. Oh, grazie al cielo, il mio ciondolo. Lo so che non è niente di speciale, ma ha un grande valore affettivo. Me lo restituisci? Certo. Grazie, tu sei di queste parti, giusto? Sono venuto a vedere il festival, ma da solo mi annoio. Ti va di accompagnarmi? In due sarà più divertente. Si tromba! Vai, vai! Marlo! Vai, vai! Crono, che bel nome, mi piace di conoscerti, Crono, andiamo alla fiera. Vai! Io sono ancora in corso, andate in piazza, divertirmi la terra e tornate più tardi. La sai l'ultima? No, sì. Vabbè, no, dimmela, scusa. Che rimanga tra noi, ma ho sentito che arrestano venendo i capelli bianchi a causa di quel maschiaccio di sua figlia. Mi piacerebbe incontrare una volta per capire se ciò che dice di lei è vero. Ah, puoi anche farmare i soldi scambiando i punti argento. 50 guil, 10 punti argento. Il mio gatto è scappato. Aspetta che te lo riporto, l'abbiamo trovato noi. Vieni, Micio. Micio. Ah, l'abbiamo preso? Perché è sparito.
Sa che si è buggato il gatto comunque, eh. Ma glielo voglio dare però. Aspetta, faccio così. Vediamo se riappare. Eccolo, vediamo un po', eh. Vieni. Vieni, Pino. Dai, Pino, vieni. Qui, 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 non ti incastrare. Eccolo, eccolo. Vieni, vieni. Eccolo, eccolo. Dai, non ti incastrare. Cronos è così dolce. Ah, non ti dà ricompense? Ok, vabbè, abbiamo fatto una buona azione. Vinci chi beve più, premi A più velocemente che puoi. Minchia, ma 5 punti, ma sono tantissimi! Hai davvero uno spirito competitivo, Crono? Ma 5 punti per pushare così è una cazzata! La cosa della caverna oscura, non ho capito. Si sono fermati i corridoi o stanno correndo ancora? Stanno correndo ancora. Si sono fermati. Ah, quando si fermano devi scommettere. È arrivato lui, primo. Proviamo a scommettere sul lumacone. Proviamo Sauro. Vediamo. No, Sauro, no! Ma che cazzo fai, Sauro? Ma Sauro, ma fa cagare! Ma sei arrivato ultimo, penultimo! Ma che schifo! Andiamo a sinistra. Non ho capito quella cosa del... La caverna degli orrori. Oddio, robot. Mi chiamano Gato. Di ferro i miei giunti, se riuscirai a battermi guadagnerai 15 punti. Ok. Oddio! Aia! Vabbè, il tutorial praticamente per combattere. Brava con la balestra. Distrutto. Punti argento. Se ne può più alti di 10, altri 15? No. O forse se esco dentro. Azfarmino! Quanti punti ho? Secondo me conviene dargli 80. Secondo me comunque devi farmare. Devi farmare i punti e fare questa cosa del teatro. È l'unica cosa che mi rimane. Oppure parlare con qualcuno. Sta diventando un mondo con te, Crono. Luca ha finito di montare il suo marchingegno per seguire i titoli. Ah, ok, è a posto. Bisognava parlare con le persone. Ok. Chi ha tempo e coraggio si faccia avanti. Questo prototipo di trasportatori per dimensionare l'invenzione del secolo. Basta salire qui. Questa macchina è il capolavoro della mia bella e geniale figlia Lucca. È stata Lucca a inventare questo affare. Mi chiedo cosa andrà storto questa volta. Crono. Ti stavo aspettando con ansia. Nessuno vuole provare il mio telepod. Ti offriresti volontario? Oh, sembra divertente. Resto qui a guardarti. Ho butti in culo a me, eh? Devi solo salire sulla piattaforma di sinistra. Sistema attivato. Inizializzazione e trasferimento. Oh, fantastico! Ha funzionato, incredibile, pure fino a ieri. Come dicevo, Luca ha colpito ancora, signore e signori, il mondo ha già fatto un altro passo avanti. Vabbè. Sembra divertente, voglio provare anch'io. Crono, dove hai trovato una ragazza così carina? Ok, Crono, aspettami qui, non andartene. Io non proverei. Osservate, signore e signori, mentre questa graziosa fanciulla sale sulla piattaforma.
Oh. Il ciondolo crea dei problemi. Il mio ciondolo sta... Luca, eh? Sì. Ai. Non è riapparsa dall'altra parte, vero? Taban, beh, signore e signori, come vedete, ragazzi, è sparita la dimostrazione sul qui. Grazie per l'attenzione. Luca, cos'è successo? Si può sapere che fine ha fatto? Il modo in cui è sparita non può essere stato il telepod. Prima si è palesato lo squarcio, poi le reazioni del suo ciondolo. Sono sicura che la casa sia da ricercare altrove. Beh, cosa facciamo ora? C'è modo di aiutarla? Quella ragazza mi ricorda qualcuno, sono sicura di averla già vista da qualche parte. Crono! Oh, vuoi andare a cercarla? Che bravo ragazzo! È l'unico modo, non so dove porti quello squarcio, ma non abbiamo altra scelta. Speriamo solo che si apra di nuovo. Beh, vale la pena provarci, questo ciondolo sembra essere la chiave. Perciò mi raccomando, Crono, non farò cadere e tieniti forte. Sistema attivato. Di più, ha bisogno di più energia. Ricevuto. Ci siamo, dovremmo avercela fatta. Ti raggiungerò appena avrò capito cosa è andato storto. Eccoci qua. Ai. Per male ho comprato la spada nuova. Ma vai, vai. Attacca bene. Bellissima anche l'animazione con cui rinfodera. Però ho imparato ciclone fendente. Ci servirà. Come rinfodera la spada, bellissimo. Che spettacolo, ragazzi. Via, via, via. Andiamo, andiamo. Attacca, attacca bene. Godo. Ci sono i nemici che fanno tutte cose diverse. Alcuni nemici ti attaccano dai cespugli, alcuni arrivano volando, alcuni giocano a palla con un mostro che poi ti attaccherà. Eccoci qua. È la versione dei cazzi. Locanda di Truce. La residenza non c'è più. Sono passati così tanti anni da quando è cominciata la guerra contro il Signore dei Malvagi. Mi chiedo se avrà mai fine. Ecco, questa è la versione del passato del mondo che abbiamo appena visitato. Una fiera millenaria qui. Ma di che parli? Il nostro regno esiste solo da 600 anni. Quindi siamo andati indietro di 400 anni. Ed è governata da Guardia 21. Guardia 21esima. Non avrai mica fatto tu questa strada solo per dare un'occhiata, vero? Ci sarà pure qualcosa che vuoi comprare. Ecco la lama bronzia. La spara fagioli, già c'è la pistola anche. Vesta imbottita ce l'ho. L'elmo bronzio... Non ce la faccio ancora. Beh, magari poi mi farmo il 58. Cagno. Ecco, fammi farmare, va. Ok, ma
Vai, andiamo. Ciao. Locanda di Truce. Meno male, la regina Lini è stata ritrovata mentre vagava nel canyon. Era scomparsa da così tanto tempo che cominciava a tenere il patch. A quest'ora sarà riposata sicura nel suo castello. In sollievo che la regina Lini sia di nuovo a casa dopo la sua scomparsa, le era caduta una disperazione più totale. Pensava che fosse finita nelle grinfie del signore dei malvagi. Così ha ordinato alle sue truppe di setacciare il regno. Per fortuna è stata ritrovata. L'esercito del signore dei malvagi ha distrutto il ponte di Zenan. Era l'unico collegamento per raggiungere il continente meridionale. La fiera, ma che stai dicendo? Non è certo questo il momento di divertirsi. Vuoi sapere dove siamo? Che domanda sciocca. Nel regno di Guardia, naturalmente. Combattiamo giorno e notte con l'esercito del signore dei malvagi per ristabilire la pace. È cazzato nero lui. Bello, porta le birre. Che figo, comunque le animazioni di questi NPC hanno una bella complessità, cioè servono le cose, cioè almeno hanno un'anima, fanno la birra, la portano, c'è l'animazione di lui che beve il calice. No, tanto posso andare anche con le pozioni, per ora. Questa cassa viene tramandata a generazioni, chiunque riuscirà ad aprirla potrà impossessarsi ciò che contiene. È sigillata una forza misteriosa. Ecco, qui bisogna iniziare a ricordarsi le cose, raga. Ci vuole l'appunto, momento appunti. Forziere. Forza misteriosa. Poi è venuta su a vedere cosa facevo. Ok, locanda di Truce. Pronti? Ah, si incazza se stai fermo. Guarda. Ti dice in che anno siamo e si incazza il personaggio. Sono Banta, il fabbro del villaggio. Sto forgiando una campana su ordine del re. Che è poi la campana che troviamo nella piazza. Come dono d'amore per la sua adorata consorte, la regina Lini. Infatti la troviamo nella piazza Lini. La foresta di guardia. Beh, diamo un occhio. Quella è la cattedrale della foresta. Non riesco a raggiungerla ancora. Qui c'è il ponte distrutto. Vabbè, mi ricorda Dragon Quest. Che fighe queste cose, raga. L'esercito del signore dei malvagi ha distrutto questo ponte. Stiamo cercando di ripararlo, ma finché non torna Sir Cyrus, dobbiamo anche occuparci di difesa del re. Comunque c'è sempre un ponte rotto da riparare, per andare avanti nei JRPG. Va bene. Bellissima la foresta di guardia, mamma mia. Castello di guardia a nord oltre la foresta. Oddio! Quanto levi? 7. Pozione al prossimo steppino, eh? Li sconfiggo e poi mi curo. Oddio! Che animazione era questa? Una mossa alternativa! Ho fatto 10 infatti, sto stronzo. Ma vai a caso. Sono salito di livello. Oggetti. Pozione. Godo. Paura dei segreti nascosti nella foresta. Azz! Oddio, non l'ho mai fatto così! Sono dei cavalieri, mostri! Aia, stardo. No, non c'è ancora, credo, ragazzi, il bestiario. Oddio! Al nemico è caduta una tenda. Godo, vedi che qualcosa conviene sempre girarla. Pillola della forza trovata, eh? Azz! Questa va mangiata subito, eh? Buona, sei buona davvero. Oddio!
Era una trappola! No, 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 ragazzi, no, non può essere così intelligente già per il Super Nintendo, cioè... Era già di una complessità sta roba... Incredibile. Cioè, mi hanno messo un oggetto finto per farmi cliccare e tendermi una trappola. Guarda! Dico, lo cerco più avanti. Qui tocca annotare. Sì, San Nitro. Ha risposto anche Nanni poi, veramente. E per andare alla cattedrale? Alto là, chi va là? Soldato, non ti ho mai visto... Sì, non ti ho mai visto prima. E quei vestiti mi sembrano davvero strani. Non sarebbe per caso una spedizione dei malvagi? Ma ti pare, guarda, è solo un bambino con una spada da giocattolo. Figurati se il signore dei malvagi perderebbe tempo con uno come lui. Ah, hai ragione, sparisci ragazzino prima che ti rinchiudano in una delle scene. Smettetela immediatamente. Regina Lini! Quest'uomo è un mio amico. E lo tratterete come tale. Ma vostra maestà, c'è qualcosa che non torna. Cioè? Ma... Stai rifiutando di obbedire a un mio ordine. Ah, è vero, sì, perché... Si era persa la regina e lei, tornando indietro nel tempo, viene scambiata per la regina. Per quello dicono che l'hanno trovata nel canyon. Assolutamente no, vi chiedo umilmente perdono, entrate pure. Sì. Prima do un'occhiata qua. Scusate. Vai di sotto se vuoi riposarti. La camera dei soldati sono appena di sotto. Vado, vado. Sì. Le truppe del signore dei malvagi sono stranamente silenziose e stanno tramando qualcosa. Ai. Basta, ok. Il ponte di Zena è la nostra ultima linea difensiva. Deve resistere a costo della nostra vita. Se l'amico è la regina, giusto? Parla con la damigella se vuoi riposare. Se solo Sir Cyrus fosse qui. È quello che deve riparare il ponte. Non conosce il grande Sir Cyrus, da che razza il villaggio proviene? Tanto tempo fa nella foresta ovest viveva un mostro chiamato Yakra. La gente ne stava bene alla larga, ma da quando vi è stata costruita la cattedrale non sono più stati avvistati mostri. Sembra che quel posto sia davvero benedetto. Sir Cyrus era il comandante della cavalleria, aveva giurato di difendere il re e la regina con la sua stessa spada. 10 anni fa lui e il suo amico sono partiti per una missione e da quel giorno nessuno l'ha più visto. Che sollievo, ora che la regina è di nuovo fra noi possiamo tornare a concentrarci sulla guerra. Andiamo anche a destra a vedere se c'è qualcosa. La sala pranzo è prima di sotto. Oddio! Passate le guardie! Dov'è il nostro pasto? Oh, comandante, vi chiedo scusa, non è ancora pronto. Io e i miei uomini rischiamo la vita in questa guerra, è troppo chiedere di essere sfamati in cambio, datevi una mossa. Ma farla finita, abbassa la cresta, voi soldati non siete gli unici a rischiare la vita per questo regno. Mi è passata la fame, non ho intenzione di mangiare roba cucinata da un codardo, accettati che i miei soldati abbiano di tutti di che nutrirsi. Oh, è cazzati neri, c'è un nervosismo. Eccoci. La stanza di resti trova in cima alla torre più avanti, ricamerati dai soldati sono pieni di sotto. Prosegui i diti e troverai le scale sulla sinistra. Mi è giunta voce che hai svolto un ruolo cruciale nel salvataggio di mia moglie. E per questo ti sono infinitamente grato. Per caso sai cosa ha per la testa Lini? Da che è tornata si comporta in maniera piuttosto strana. Ha perduto persino la forcella di corallo che indossava sempre. Fino ad ora non se n'era mai voluta separare. Ti chiedo scusa, devi essere stanco. Vai pure riposarti nella camerata dei soldati e dopo le scale a sinistra. Ci penserò io ad avvertire il comandante. Lo so, viene dal futuro. Le stanze della regina sono qui sopra. Ti ha dato il permesso di entrare. Eccoci. Oddio. Sta la torre. Fermo, fermo. Quanti piani? Forse. Pozione. Ciucciata.
Non si può succedere niente. Eccoci, eccoci. Sono stati, sta aspettando. Fammi passare. Eccomi. Sono passati più di 10 anni da quando sua maestà regina è venuta a vivere in questo castello, ma non è invecchiata per niente. Anzi, sembra più giovane ora che quando è sparita. Eh sì. Fammi succedere qua. Sei tu quello che ha salvato la regina. Mi aspettavo qualcuno dell'area più principesca. Ma vaffanculo. Per favore, lasciateci soli. Abbiamo delle questioni di cui discutere in privato. Come preferite, vostra altezza. Avviscia non essere timido. Ho ingannato anche te, Crono. Sono io. Ma chissà perché tutti mi chiamano Lini. Sono contenta che tu sia venuto. Ci siamo conosciuti solo brevemente alla fiera, ma ero certa che mi avessi cercata. Grazie, Crono. Cosa sta succedendo? Arrivano i Demonis. Oh, è come se il mio corpo fosse dilaniato. Aiutami, Crono. Ho paura, mi sembra di morire. Ti prego, Crono, fai qualcosa. Ora sono cazzi. Ora sono veramente dei cazzi. Tante cose cambiano per il passare di te. Oh merda. Crono! Per fortuna che stai bene. Hai trovato la ragazza? Che cosa? È sparita? Ancora, è come pensavo. Mi era sembrato di averla già vista da qualche parte. Questa sembra guardia, ma è la versione più antica della nostra. Devono aver scambiato quella ragazza per la sua antenata. Dopotutto, lei è la nostra principessa Nadia. La regina Lini è stata rapita e qualcuno sarebbe dovuto andare a salvarla, ma ora la storia è stata cambiata. Quando Marla è apparsa in quest'epoca, l'hanno scambiata per la regina e le ricerche per trovare quest'ultima sono state interrotte, ma se la vera regina venisse uccisa... Eh sì. Marla non esisterebbe, però dovremmo essere ancora in tempo. Se riusciamo a salvare la regina, la storia che conosciamo rimarrà immutata. Ciucciamo un altro po', però. Prima di andare via. Vai, la sono segnato. Cosa vuoi? Vattene da qui. L'anna cancelliere mi sta sul cazzo, bro. Che rimanga tra noi, ma mi sembra che il cancelliere si stia comportando in modo strano in questi giorni. L'ho visto spesso uscire nascosto nel castello. Aia. La guardia... Ah, la rana. Ok, la rana me la ricordo. Dicono che sia stato trasformato in rana da maledizione, ma ci credo poco. Scommetto che è una spia del signore del malvagio. La gente pensa che il cancelliere si stia comportando in modo strano, ma a me sembra tutto normale. Il cancelliere è un uomo estremamente pio. Si reca ogni giorno alla cattedrale di Manolia a pregare. Vai, vai, prossimo obiettivo è quello. Vai, ruba, ruba, forziere al volo. Armatura. Buttata! Vai, 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 vai! Ho trovato l'armatura, te! Ma andiamo alla cattedrale, va. Bene. Dobbiamo andare verso la cattedrale. Da qui si passa. Ah, vedi. Vai. Preghiamo per la pace nel mondo. Siamo davvero pie. Vabbè, non puzzate nemmeno di merda, tranquilli. E che il futuro ci appartenga il nome vostro. Come siete saporiti, voglio dire benvenuti. Vabbè.
Perché non dite una preghiera anche voi? Ma diciamo, guarda. Cosa hai trovato? Una forcella? Ehi, questo è lo stemma reale di guardia. Eccoci qua. Belle! Ah, attacca bene. Vai, vai. Oh, è il critico io ho fatto. Fuori una. Dai, dai, dai. Oddio, la lentezza, la naga. E ora uso le tecniche, sì. Dai, sì, per piacere. Godo, gli ha sparato nel culo. Vai, vai. Qua si ride. Ancora sta lentezza. Basta! Godo, Madonna, vai de! Oh! Ancora viva! Dai, Madonna! Oh, bravo, una bella mazzolata nella testa di... Niente. Dove vai? Cosa fai? Scappi? Ma io... Boh. Godo. No. Chi è? Se abbassi la guardia darai al nemico l'opportunità di colpire. Ah, la guardia, la rana, eccola qui finalmente. Siete venuti a salvare la regina? La tana dei mostri è qui dentro, a quanto pare. Volete accompagnarmi? Certo. Ma tu sei una... Crono, è una gigantesca rana parlante, lo sai che odio le rane. Non credo sia giusto chiedervi di fidarvi di me, considerato lo stato in cui mi trovo. Molto bene, la scelta aspetta a voi. Io tuttavia devo salvare la regina. Aspetta. Non mi sembra una rana cattiva. Cioè, una persona, cioè voglio dire... Cosa facciamo, Crono? Andiamo con la rana. Va bene, cercherò di superare la ripugnanza che nutro nei confronti delle creature viscide, voglio dire, umide. Insomma, come ti chiami? Rana. Rana va benissimo. Rana è sufficiente. E va bene, piacere di conoscerti, Rana. Piacere mio, in questa stanza è celato un passaggio segreto, esploriamoci a fondo. Cerchiamo il passaggio segreto. Fatto. Grazie Gabbo, grazie Leja, grazie solo Leog, grazie Valedado, Matteoni, Nick, Tizio, Palo, Elmore, Sdrogo, Aldo, Favalpino, Spina e Nici. Grazie HI, Politi Chiavica. Fascina. Ma basta, basta suonare. Grazie Enemy Sparpo, il mito. Figo, ma bello. Bello, magari ci sono anche le formazioni, cazzo. Aia, mi ha dato la pedatona, oh. Cazzo ti permetti, coglione. Arriviamoci al cazzo anche lui. La rana è la cosa più bella del mondo. Tra l'altro c'erano delle carte, delle cardas, Prism ovviamente, che ti davano col pre-order di questo gioco. In Giappone. Ah, c'ho forziere, aspetta. C'è anche la porticina lì, eh. Ok. Sciabola d'acciaio. Per chi è? Crono? Ah. Mi conviene? Sì. Andiamo, andiamo. Porticina? Mi sa di trappola, ma proprio malvagia. Ottenuto ritratto nascosto di Naga. Ehi, ci sono degli umani! Oddio, parlano! Siete venuti a rubare il nostro ritratto, mascalzoni? Aia, prendeteli! Porcazzo!
Vai, Rana, vai! Mica, resistono loro, sono forti. Aia. Sponda. Una dato. Bravo col critico. Vai, vai, vai. Godo. Spacca. Pronti. Tuta la fanciulla. Pozione. Etere. E qui come si fa? Ah! C'è un passaggio, c'era un pulsante. Oddio! Prigionieri! Da qualche parte di questo complesso c'è il santuario del signore dei malvagi. Ho sentito che c'erano anche dei tesori. Siete umani? Hanno nascosto Regina nel retro. Vi prego, salvatela, subito. Pillola della forza. Si gode. Levatevi dal cazzo! C'è la seconda. Secondo parcone lo voglio esplorare. Via, via, 51 di danno. Vai, vai, vai a casa, vai, critico pure. Vai, 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 vai. Grazie. Qui? Perché vi siete travestiti? Andate a cambiare, non c'è bisogno di andare in giro camuffati da umani qui dentro. Oddio, mangiano anche loro. Ah, scena slice of life dei mostri. Gli umani che abbiamo mangiato l'altra volta non erano male. I due soldati che abbiamo appena catturato sembrano cuccioli succulenti. Yak è un genio. Il suo piano di imprigionare il cancelliere e prendere il posto ha funzionato per io, lo sapevo. Ora la regina è nostra e il castello è nel caos. Davvero divertente. Apposta, abbiamo scoperto tutto il loro piano. E va bene, andrò a inchinarmi di fronte alla statua del signore dei malvagi prima dell'inizio del turno. Seguiamolo un attimo. Dove va lui? Sono mostri camuffati questi, guarda. Siete per caso venuti a salvare la regina Lini? Oh, come immaginavo, grazie per la conferma. Oh, grazie per essere venuti. Sono sicuro che Yakra sarà contento. Aspettate pure qui insieme a noi. Yakra verrà presto a cogliervi come si deve. Oh, sei venuti a salvarmi. Che gentile. Peccato però che non ci sia bisogno. Il capo di questo posto, Yakra, è davvero gentile. Ho deciso di restare qui. Fate anche voi come se foste a casa vostra. Aspetta che... Sono camuffati. Vai! Acqua di Atena, un sacco di acqua per resuscitare. Oh, si salva. Finalmente. Ah! Bellissimo. No, non li voglio sprecare, tendoni, raga. Godo. 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 Da su che c'era un forziere. Tenda, ok. Secondo me c'è un modo per arrivare di là, eh. Ci resta un pulsante, qualcosa che non ho visto. Eccolo il pulsante, guarda, lo vedo. L'ho visto. Dai, 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 cazzo! Facciamo fuori sti stronzi alla svelta. Oddio, mi succhia il sangue, bastardo. Si è caricato la vita, bastardo! Ammazza! Premi. Godo. Vai. Mega, super... Imboscata, e facciamocela. Per critico al volo. Che bordata mi ha dato sto coglione. Che sta pistolina, bisogna una pistola d'aria di lei, va sostituita il prima possibile. Fa cacare. Ma poi massacrano sempre lei. Oh, dai, su.
Dai, bella bordata nel volto. Perfetto. Suona? Magari succede qualcosa? Ah, secondo me è apparsa la porta dove c'era scritto vietato entrare. Però vorrei andare dall'altra parte io. Eh sì. No, vorrei andare prima nel vicolone, lo laterale. Madonna. Questa era la mensa. Vediamo un po'. Oh, grande mago, sono sul signore. Minchia, questa musica tenerona per una chiesa demoniaca. Bracciale guardiano. Aumenta la difesa, la resistenza, diminuisce un po' la velocità. Ah, me lo guardo, me lo metto, vai. Cinta della velocità. Ecco, questo secondo me può essere buono per lei. Sì. Ok. No! Mi ha fatto prendere gli oggetti e poi li ha fatti trasformare. Figo, minchia. 110 di critico. E muori. Pronti. Ed eccoci qua. Sarà il primo boss, raga, eh? No. Minchia, che brutta cosa. Ok. Per critico per partire? Botta. Vai, dove me l'ha buttata la rana in culo? Vai, Mario, estrazione. Estrazione. Dai, criticone nel volto. Pronti. Salvataggio prima del boss. Comodo. Preparatevi. Regina Line, è tempo di lasciare questo mondo. Azz. Cancelliere, voi, come avete fatto ad arrivare qui? Lini, Rana. Scappate, maestà. Ci penseremo noi a questo mostro. Fate attenzione. Combattere è inutile. Nessuno di voi uscirà vivo da questo posto. Dannato ranocchio. Vediamo quanto sei bravo a saltellare. Oddio, cos'è? Brutto! Brutto! Ecco Yakra! Aia! Azz. Proviamo lanciafiamme su di lui. Magari ha un po' più effetto. C'è qualcuno, non è male per niente. Oddio, il cazzato nero! Bisogna iniziare a curare. Vorrei di... Voilà. Combo si può fare. Sferzata incrociata, vai! E lì... Oh! Si è cazzato nero! Aia! Dio Cristo, me l'ha ammazzato. Dov'è? Acqua di Atene. Anche la rana. Godo. Fatta. Oh. Abbiamo preso tutti e tre l'esperienza, almeno.
Bene. Grazie Rana, sapevo che saresti venuto a salvarmi. Ma come? Abbiamo fatto tutti e tre insieme. Sono esterne, ci sta attentando con ansia, sarà meglio tornare al castello. Belle anche le tecniche combo comunque, fighissima sta roba. Ringrazio per l'aiuto, Crono e Luca. Ma le tecniche combo non me le ricordavo, che combi con vari personaggi, da due, da tre, vabbè. Mega etere. Oddio, il vero cancelliere! Grazie infinite, quel mostro mi ha chiuso dentro come un sacco di patate. Bellissima anche sta cosa. Yakra, quella bestiaccia, si è spacciato per me e ha rapito la regina. Dobbiamo istituire un sistema penale più robusto in questo paese per evitare che bestie simili mettano a rischio l'incolumità della famiglia reale. Sono un fallito, non sono stato capace di proteggere la mia regina. Rana. No. Andiamo da Rana. È stata la mia presenza qui ad aver messo a repentaglio la vita della regina. Non mi ha consentito di permanere in codesto castello. Crono, avete tutta la stoffa di un grande spadaccino. Le rane non sono poi così male come pensavo. È filata via dall'altra parte. Con la dannata rana. Dall'altra parte. Sarà andata di là. Niente, io devo trovare il modo di... Boh, di trovare il tipo. Il tizio che possa ricostruire il ponte. Dietro la cattedrale non posso andare. Perché non c'è un cazzo. C'è qualcuno nelle stanze di merda del castello che ho perso. Torno dove è scomparsa la tizia. Eccoci, eccoci, eccoci. Oh, cosa è successo? Miracolosamente. Principessa Nadia. Crono. È stato terribile, ho avuto paura. Non potevo né vedere né sentire niente. Faceva tanto freddo. Chissà se è ciò che si prova quando si muore. Cosa stessa, io? Sei venuto anche tu a salvarmi. Aspetta un attimo, vostra altezza. Ops. Avete scoperto il mio segreto, eh? Perdonami, Crono, non volevo ingannarti. Il mio vero nome è Nadia, figlia di Re Guardia 23, no, 33esimo. Volevo soltanto andare alla fiera e divertirmi con una ragazza normale, ma se tu avessi saputo chi ero, non mi avresti accompagnata in giro per la fiera, vero, Crono? Lo avrei fatto comunque. Oh, Crono, è per questo che mi piaci. La vera regina ora è salva, giusto? Torniamo a casa, Crono. Torniamo a casa. E ora si guarda, mi ha detto. Ci si prova. Certo, un bel attacchetto, così a caso ci sta. Torniamo a casa? Vedete vostra altezza, ma... Per favore, chiamami Marle. Certo, d'accordo, Marle, osservi. Wow! È incredibile! Chiedo scusa per il mio comportamento. Non preoccuparti, dammi pure il tu. Sarò anche una principessa, ma che serve? Non ho nessun talento speciale. Tu invece sei eccezionale e rinuncerei con l'intero mio titolo se potessi giungere come te. Beh, se insisti. Comunque, questa distruzione è ciò che io definisco un portale. La tua parola è un passaggio che conduce nello stesso luogo, ma in un'epoca differente. Tuttavia, i portali sono instabili. Ecco perché appaiono a scoppiare continuamente. Così ho usato lo stesso principio di dispositivo di teletrasporto per creare questa chiave stabilizzatrice. Grazie ad essa possiamo bloccare il portale. Ma perché questo portale è comparso così all'improvviso? Potrebbe essere un effetto del dispositivo di teletrasporto, oppure è stato creato da qualcos'altro. Mi pare tutto così complicato. Che ne dici di tornare il nostro tempo adesso? D'accordo, rientriamo, Crono. Grazie Sergif, grazie Padre Fridiano e Lanciapatate, a Reniman e Anush. Potrei ringraziarvi di tutto ciò che avete fatto. Mi dispiace averti causato tutti questi problemi, Marle. Ma di cosa parli? È un mese che non mi divertivo così tanto, ho anche conosciuto nuovi amici. Vabbè. Crono, fai il galantuomo e accompagnalo a casa. Io voglio studiare la situazione più a fondo e capire chi è apparso il portale. Arrivederci, Luca. Allora, voglio vedere cos'è quell'affare lì. Mi tarra il cervello quella roba.
Mentre il fuoco per tempo cibo, eh? Ma che cazzo diminuisce qua? Ben fatto, prendi questo. Questo gatto? Cioè, mi ha dato un gatto? No! È una trollata! Cioè, non ho capito cosa. Ma che stronzo questo pezzo! Mi chiederà sempre il solito. Puntiamo su Wedge. Prova su Wedge, quella a destra. Dovrebbe essere quella a sinistra. Perfetto. Oh, mi hai scoperto. È un pupazzo di Poyozor. Rallegrato la stanza. Vedi che mi fa uscire lui, ragazzi. Anche prima col gatto mi ha fatto uscire lui. Imita ciò che vedi. Braccio sinistro. No, sì, aspetta, che non me li ricordo. Se no è impossibile. Braccio sinistro, braccio destro di Sata, sorpresa. Braccio destro. Mannaggia la tua. Ma scusa, solo che devo. Ah, se lui fa il braccio destro, devo fare il sinistro. Era il sinistro. No, 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 non era il sinistro. Devo specchiarmi pure. Ride sto struzzo. No, ho sbagliato, porco asciutta, che palle. Ci capisco un cazzo con i tasti dell'Xbox. Userò tre, boh, 2 volte nella mia vita. Come si fa a uscire? Esci. Ah, così? Godo! Invierò questa bambola crona a casa di Crono. Casa di Crono. Vediamo. Eccolo l'altro gattino. A parte Luca, non avevo mai portato altre ragazze in casa. Come si chiama la tua amica? Mi chiamo Marle, piacere di conoscerla. Marle hai detto che strano, lei avete già incontrato da qualche parte. Ma forse sulla mia immaginazione. E trombo la principessa, mamma! Allora fa tutte le espressioni. Sì, mi riposo. Vai, si scopa. Eccoci al castello. Principessa Nadia! Maremma puttana! State bene? Non eravate... Dove eravate finita? Guardate, ragazzi, che piscio.
Tu lì dietro, sei tu il colpevole? Pensavi di rapire la principessa e farla franca? No, Crono ha solo un pisello gigante. Catturatelo, catturate quello sporco terrorista. Ha ingannato la principessa e ha cercato di impossessarsi la corona. No, non è così. Oddio. Crono. Oddio. Fighissima sta roba, non me la ricordavo. Ma che bomba è?